di Non Solo Calcio vive il nostro momento con Roberta Ferrari e Ingrid Muccitelli. Buongiorno, salve. Ciao, buongiorno. Perché dico di Non Solo Calcio? Perché oggi parliamo della Nazionale Volley e in particolare di Samuele Papi, schiacciatore e capitano della Sisley Treviso, nonché ex capitano della nostra Nazionale di Pallavolo. Quanti anni hai iniziato a giocare? Non ha iniziato prestissimo, finalmente uno che non ha iniziato da bambino, ma all'età di 12 anni, giocando a casa, usava come la rete, il cancello di casa come rete. E poi a 17 anni è passato in Serie A, vicino a casa sua, a Falconara, in provincia di Ancona, e da lì, insomma, sempre meglio. È sempre meglio, infatti è stata proprio un'escalation la sua vita, un'escalation di successi, tanto che viene chiamato, pensate un po', o fenomeno. Lo sapevi, Tiberio? Ecco, vedi, per la quantità inenarrabile di vittorie. Per esempio, 3 Olimpiadi festeggiate sul podio, 2 competizioni mondiali e 3 europei con medaglie d'oro con la nostra nazionale. La sua notorietà comunque aumentò, attenzione, quando entrò nel gossip. E sì, anche lui è entrato nel gossip perché si fidanzò proprio con una bellissima ragazza. Ve lo ricordate? Con chi? L'abbiamo pure intervistata, con Gloria Zanin, Miss Italia, sì. Poi presentatrice, attrice, showgirl, che ha sposato poi Simone Tiribocchi, giocatore dell'Atalanta. Per questo motivo siamo andate anche a casa loro. Poi si sono lasciati, la storia è durata 4 anni e alla fine... E después ha incontrato Patrizia a Capodanno, a Cortina, a una festa. C'è sempre una Patrizia nella nostra vita. Sì. Ah sì? Nella mia no, però. Neanche nella mia. Vabbè, insomma, allora Cortina... Si sono conosciuti, non è stato colpo di fulmine, hanno iniziato a sentirsi telefonicamente. Sì, però che tristezza, scusa, e non inizia giovanissimo, non ha il colpo di fulmine. Però insomma, vabbè, le cose vanno fatte piano. Si è riscattato nel tempo, perché poi si sono innamorati, vivevano distanti, per cui si sono sentiti per un po', poi si sono riavvicinati, si sono sposati, hanno 2 bellissime bambine, una di 3 anni e una di 2. Dove vivono? Adesso vivono a Treviso da 4 anni in una splendida villa. E noi che siamo a fare qua? La vediamo subito. Grazie, fate volontà da sola. Buongiorno, benvenuti in casa Papi, vi aspettavamo. Venite. Benvenuti nella nostra casa di Treviso. Questo è il nostro salotto, dove cerchiamo un po' di rilassarci anche con le nostre bambine, anche se è diventato un po' complicato. Impossibile, vero? Direi quasi impossibile. Conosciamo tutti i cartoni animati a memoria, perché guardiamo solo cartoni animati. Queste sono 2 foto del nostro matrimonio. 2 foto della nostra ultima vacanza, prima che nascessero le bimbe, vero? Sì, vacanza da spensierati, però diciamo che quella è stata una bella parentesi nostra, ma adesso abbiamo... Eravamo più rilassati, decisamente più rilassati. Sì, si dormiva anche di più, però, sì, molto. Però va bene così. Questi sono i nostri 2 gioielli, lei è Lucrezia, la piccolina, che ha quasi 2 anni, e lei invece è Gaia, che ha quasi 4 anni. Sono 2 bambine stupende, sono molto vivaci, però insomma è bellissimo occuparsi di loro, decisamente, seguirle nella crescita. Da questo punto di vista volevo fare i complimenti a Patrizia, perché è una mamma veramente amorevole. Io non ci sono spesso a casa perché sono fuori per gli impegni, ma lei... da tutto l'amore che ha e sempre con loro e non gli fa mancare niente alle bambine. Io per quello, quando sono a casa, mi piace giocare con loro perché mi diverto e mi fanno veramente divertire, perché sono anche simpatiche. È bravo il papà, amore? Bravissimo il papà, Gli dici ciao? Gli dici ciao? Ciao! Ciao! Ciao, ciao! Carino! Belli, insomma belli tutti, è una bella famiglia, sembra essere una coppia molto ben assortita. Ben assortita, hanno 2 caratteri completamente diversi, lui è pacato, non ha voglia di creare scontri, vuole chiarire sempre tutto con calma. Lei invece è molto più agitata, vuole andare a fondo alle cose, però si compensano e litigano, ma in modo molto superficiale.
Come dicevamo, Samuele è stato per 4 anni con l'ex Miss Italia Gloria Zanin, che è diventata poi moglie del calciatore dell'Atalanta Simone Tiribocchi ed è mamma di una bimba. Ma volevo sapere, ma Patrizia non è gelosa, cosa pensa comunque dei suoi trascorsi amorosi? Lei non è gelosa e non si preoccupa dei suoi trascorsi. La stessa cosa vale per lui, sono belli tranquilli. Acqua passata. Ma un campione come Papi riesce a ritagliare del tempo per se stesso, sì o no? Certo, soprattutto riusciva a ritagliare del tempo per viaggiare con sua moglie prima delle due bambine. Hanno fatto un viaggio bellissimo alle Maldive. Adesso non viaggiano più, visto? Con i bambini. Parlami della sua passione, perché spero che... La sua passione è per il modellismo. Bene. E la vedremo nell'intervista. E allora che siamo a fare? Andiamo su, finalmente una cosa che... Questa è la nostra cucina e siccome io purtroppo non so cucinare, non so far quasi niente, è il regno di Patrizia, diciamo così. Sì, io devo cucinare per le bambine, devo cucinare per lui, devo occuparmi praticamente cucinare di tutti. Cucinare un parolone, se devo essere sincero. Beh, sì, vabbè, qualcosa cucino, di commestibile, insomma. Ce lo dai. Perché... Certo, ma perché tu cosa sai fare da mangiare? No, non so fare da mangiare, però qualcosa posso fare. Sì, cosa potresti fare, dai? Posso fare un gran bel caffè per gli amici di Mattini Famiglia. Ecco, quello sì lo sai fare. Questo è il mio studio dove navigo in internet, dove vedo le email, chat e tutto quanto, rispondo ai fan e poi dove soprattutto mi piace vedere le foto della famiglia perché sul computer ho tantissime foto delle bambine. Ho iniziato a giocare a pallavolo all'età di 13 anni e bene o male, grazie anche agli allenatori che mi hanno aiutato e al talento che avevo, ho capito che era il mio sport. Quindi mi sono impegnato e grazie soprattutto ai sacrifici che ho fatto. Ho avuto la fortuna di vincere tante, quindi sono contentissimo di quello che ho ottenuto. Questo è uno dei trofei a cui tengo molto perché è stata una vittoria di una Champions League che abbiamo giocato a Roma nel 2005-2006 e c'erano 12.000 persone. Una Coppa Italia ed uno scudetto. Questa è una grande vittoria mondiale 98. Questa è l'ultima, è Atene 2004, è un argento, ma ci tengo perché non è facilissimo vincere una medaglia alle Olimpiadi. Io e Samuele ci siamo conosciuti nel 2002. Poi abbiamo capito subito che, sì, insomma, che potevamo andare d'accordo, che era una storia importante e abbiamo deciso di convivere insieme. E quando abbiamo visto che la convivenza andava bene, abbiamo deciso di sposarci. Patrizia, devo dire che è una moglie e una mamma fantastica, però ha un bel difetto. È testarda, dura. Io sono testarda, ma tu sei lunatico. Vedi che vuoi avere ragione? Vedi che vuoi avere sempre lunatico. Ragione? Lunatico, cioè, può succedere. Giornate, Può succedere, ma tu vuoi sempre avere ragione. Questo sì, è vero. Ah, ecco. Io voglio sempre avere ragione. Comunque, dai, dammi un bacino. What a shame we never listen. Un grosso saluto a tutti gli amici di Mattini in Famiglia. Ed in particolare a Ingrid, a Roberta e a Tiberio. Ciao! Ciao, ciao a tutti! Ciao! La famiglia, The Sunshine Family esiste. E che bella casa anche. Sì, bella, complimenti all'architetto o a chi per lui, o insomma, bello. Oh, dietro ogni grande campione c'è sempre qualcuno che fa la differenza. Chi in questo caso? Principalmente i suoi genitori che hanno creduto in lui sin dall'inizio e poi tutti gli allenatori che hanno fatto sì che diventasse un grande campione. E poi sappiamo di lui che gioca nella Sisley Treviso da 12 anni ed è stato anche con la nazionale volley per ben 12 anni portando in Italia i premi più ambiti a livello proprio internazionale. Ma qual è la cosa più buffa che gli è capitata girando per il mondo? Ha detto che quando è andato in Giappone i tifosi non hanno i fogliettini per far scrivere l'autografo ma hanno dei cartoncini con i nomi già prestampati, tutti precisi, e poi quando firmano l'autografo i giocatori di volley per loro sono dei miti come i calciatori in Italia. Progetti per il futuro? Progetti per il futuro, allora vuole rimanere nell'ambito del volley, però non vuol fare l'allenatore a livello dirigenziale e poi per quanto riguarda le figlie che crescano con sani principi. Giusto. Ed è quello che auguriamo ai figli di tutti quanti. Esatto. Grazie allora per essere state con noi. Buon inizio Ingrid, d'anno a tutti. Uccitelli. Roberta Ferrari, sai che ti dico? Ci vediamo tra un anno. Dai. Ciao, no, siamo già nell'anno come nuovo. Tra un anno. Appunto, ci rivediamo tra un anno. Bello augurio, grazie Tiberio. Ciao. Ci
Grazie, via! Una palletta, dove? Allora, via!